Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, siamo ancora qui con Kerbal Space Program e adesso vi farò vedere quanta scienza sono riuscito a ottenere, ben 267 punti scienza. Come ho fatto? Beh, innanzitutto sbloccando le due ricerche di cui vi parlavo l'altra volta, ovvero Flight Control che mi dava la possibilità di usare una sonda, un manned quindi, e la Electrics, sono riuscito ad avere i pannelli solari, che erano la cosa principale di cui necessitavo. Quindi ho realizzato un razzo da mandare in orbita attorno al Sole, esattamente questo, il Sun Orbiter MK2, e l'ho appunto spedito in orbita attorno al Sole. Ora vi faccio vedere come l'ho realizzato. Ho ottenuto tutti questi punti scienza praticamente in un solo lancio, eh? Allora, il corpo principale del razzo è composto da 1, 2, allontaniamoci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 serbatoi, questi qui, gli FLT-400, con il motore LVT-45, che è quello che ci permette di virare grazie appunto alla direzionalità del motore. Poi, sopra abbiamo separato con un decoupler, c'è il laboratorio, quel piccolo laboratorio scientifico, non mi ricordo mai come si chiama, SC9001 Science Junior, con due delle nuove antenne, due del COMS di TSM1 sui lati, una qua e una qua. Dietro l'ho tappezzato di pannelli solari, come potete vedere. Sopra ho messo due batterie tonde di queste, che voi non le vedete molto bene perché sono coperte da le batterie Z100, e sopra semplicemente la testina della sonda. Quindi niente di complicato, ho aggiunto qua con tre decoupler laterali queste strutture in maniera che il razzo non appoggiasse direttamente sul motore, ma appoggiasse appunto su queste. Nel momento in cui do il via al razzo, partono i booster, che ora li rimettiamo a posto, se no non vi posso far vedere il... Ok, allora C. Ce la faremo, tac. Ok, vi faccio vedere l'ordine di partenza, ora si è un po' scombussolato. Questo va qua e questi vanno qua. Ok, si staccano i tre decoupler che tengono le strutture insieme, quindi le lasciamo a terra, le usiamo tipo piccola rampa di lancio. E poi partono tutti e sei i booster laterali. Una volta spenti i sei booster laterali, li stacchiamo tutti. E parte il motore centrale che ci porterà dritti in una direzione, insomma, io l'ho lanciato dritto per dritto nello spazio e sono riuscito ad arrivare in orbita attorno al Sole con un bel po' di carburante extra. E una volta là, vi faccio vedere da quello che mi rimane là in orbita, ovvero dal primo che ho lanciato. Allora, Sun Orbiter MK2, che è questo che sta girando attorno al Sole. Andiamo a fare fly. Ok, eccolo qua. Allora, questo Sun Orbiter MK2 l'ho orientato in maniera che avesse pannelli solari sempre verso il sole e come vedete le risorse le ho consumate quasi tutte, ma ne ricarica 5,3 al secondo. Adesso possiamo fare un Observe Material Bay. Abbiamo 51,3 di scienza e ne trasmetterà il 20%. Quindi si parla di trasmettere 2,5 punti scienza, che sono pochi, però all'inizio avevamo, mi sembra, tipo 277 punti scienza da trasmettere. Ora la trasmessi 10,3, ho detto una cavolata, infatti 50 e il 20% sono 10 punti scienza. E niente, come vedete consumeremo molta batteria elettrica, però i pannelli solari serviranno appunto a farla risalire molto velocemente, perché siamo già tornati a 100. E in questa maniera ho ottenuto quei 260 punti scienza. Quindi adesso andiamo a sfruttarli, a sbloccare nuove ricerche per ottenere razzi sempre migliori e quindi obiettivi, diciamo, sempre più audaci. Ok, possiamo sbloccare diversa roba. Allora andiamo a vedere qui. Questa ricerca ci può essere questa cosa che è abbastanza utile per razzi più grandi e anche questa per evitare di mettere quelle piccole strutture che avevo messo nell'ultimo razzo. Oppure questa che ci dà due piccole cose, però conviene farla perché sbloccherà sicuramente i V-Rocket. Infatti ci inizia a sbloccare nelle altre ricerche le parti grandi.
Rocco Max, insomma, queste qui ci serviranno più avanti. Innanzitutto ricerchiamo anche questa qui, ricerchiamo tutte quelle da 45, ci rimane 187 e qui ci sono le ricerche da 90, quindi potremo sbloccarne due. Andiamo a vedere dal basso, queste sono parti per aerei, quindi non ci servono queste, escludiamola. Scalette e termometro, per ora le lasciamo perdere. Altre winglet, un SS avanzato, un cockpit, protobot, Octo, questa è un'altra sonda unmanned. Aerodynamics ci dà veramente tante cose, ma servono per gli aerei queste principalmente e non li useremo per adesso. Advanced Construction, Rocomax Fuel, ok. Allora io direi di fare questa. E eventualmente questo è il Rocomax 48TS, insomma 30 di potenza questo motore, mentre questo qui è il Podle che c'ha 220. Questo non probabilmente uno degli ultimi usciti, insomma sarà uscito nella 1.22 penso. Io direi di cercare innanzitutto questa che ci dà molte parti e l'abbiamo ottenuta. Nelle prossime ricerche saranno 160 di scienza, ora si inizia a vederla abbastanza costosa appunto. Qui ci sbloccherà due parti, qui quattro. Ah, ecco, io sbloccherei questa per avere questo tubo di carburante che vi farò vedere a cosa serve. Bene, qui nel futuro ci sbloccherà una sonda manned, un'altra sonda manned, un SS di dimensione larga. Questo è monopropellante, serve per gli RCS, questo è l'RCS lineare, paracaduti. Questo serve per le stazioni spaziali. Questo è un adattatore, un altro adattatore, un adattatore sì, strutturale. Questa è molto utile, una porta come questa. Servono a doccare, quindi ad agganciare i pezzi in orbita. O comunque, insomma, servono ad agganciare i pezzi fra di loro. Andiamo a realizzare un razzo con le nuove parti che abbiamo sbloccato. Allora, faremo un razzo destinato a stare in orbita intorno a Kerbin, facciamo. Comunque facciamo qualcosa di unmanned con il nostro Stay Putnik MK2. Allora, qui abbiamo questi serbatoi. Oh, ok, guardiamo un pochino per non perderci niente. Bene, allora io direi di rimetterci due di queste. Così. Perfetto. E magari possiamo mettere anche direttamente intorno qui i pannelli solari, non mi ricordo l'altezza. No, mettiamone tre di queste. Allora, e poi ci mettiamo intorno i pannelli solari, così da non occupare lo spazio sottostante. E fare qualcosa magari anche di simmetrico. Mettiamone 6, 8 sono troppo. No, invece 8 si incrociano a malapena, però comunque otteniamo luce da tutti i lati. Andiamo a vedere in Science, rimettiamo il nostro laboratorietto scientifico e due, non otto ma due, di questi Mystery Goo Containment. Mettiamo un'antenna esattamente nel mezzo qua, così. Ok, questa potrebbe essere una sondettina. Per ora non abbiamo i pannelli solari apribili che sono veramente belli. Abbiamo le luci, ma in questo caso non ci servono. Paracadute, gambettine atterraggio, niente. Questa è la porta di sotto, structural. Ok, passiamo al razzo vero e proprio. Questo è un Rocomax Decoupler. Ok, mettiamo questo. Perfetto. Questa è la parte finale, quella che effettivamente rimarrà in orbita e ci darà i dati scientifici di cui abbiamo bisogno. Adesso dobbiamo realizzare il corpo vero e proprio del razzo. Lo realizzeremo con le taniche di Rocomax, se le troviamo. Ok. La prima parte facciamola con i serbatoi normali che avevamo prima, quindi con uno e due, e mettiamo il level 909. Questo qui che consuma comunque poco. Adesso dovremmo realizzare la parte che servirà a mandare il tutto abbastanza lontano. Come facciamo? Mettiamo un adattatore, un decoupler,
Un adattatore fino al livello Rocco Max, sarebbe il diametro di non mi ricordo quanto, 3,5 mi sembra, 3,5 metri di diametro, lo vedremo qua, non lo dice. Vabbè, mettiamo i serbatoi di Rocco Max, questi sono quelli normali, e di Rocco Max abbiamo solo questi. Non so quanto questa cosa ci convenga, però noi mettiamo 1, 2, 3 e copiamo. Vedete, se io seleziono il primo in alto, me le seleziono tutte e con Alt più clic ne copiamo, ne mettiamo altri 3 e poi altri 3. Ci abbiamo la dimensione di un razzo, sembrano scatolette di tonno, ma non importa. Mettiamone altri 3, ne 12 in totale. È veramente brutto a vedersi, me ne rendo conto, però non abbiamo i serbatoi più grandi per adesso. Andiamo in structural. Forse ho fatto una cavolata, aspettate. Cancelliamo questi. Mettiamo 2. E poi andiamo in structural e con la simmetria A8, vi faccio vedere più da vicino, andiamo a selezionare questo serbatoio. Ho visto. Oh. Vedete, ok, quella è la parte superiore dell'aggancio e questo serbatoio ce li aggancerà fra di loro. Praticamente c'è una struttura in metallo appunto che li tiene agganciati insieme. Adesso li andremo a copiare e li andremo a mettere qua sotto. Rifacciamo la stessa cosa con lo structural. Andiamo a riprendere lo stesso punto se ci riesce. Ok. Addrizziamoci. Non ce lo fa prendere. Vabbè, prendiamo qua. E qua, ok, agganciato anche questo. Adesso sono 4, li copiamo, li rimettiamo sotto. Andiamo a prendere quello in mezzo, clicchiamo qua e clicchiamo qua. Ok, ce ne servono, sono 4 e 8, mettiamone 12, quindi copiamo da qua e incolliamo qua. Uniamo anche questi fra di loro. Qua e qua. Perfetto. Adesso questo qui è come se fosse un razzo unico perché comunque è ben collegato. Se no, serbatoi separati avrebbero comunque dato problemi in fase di decollo. Insomma, in fasi dove c'era grande stress. Mettiamo questo motore. Non ho un motore Rocco Max. Ok. Scherzavo, faremo questo razzo di dimensione normale. Quello lì è l'ultima porzione del razzo. Aggiungiamo questo 4, ma mettiamone 5. Ok, questo è il corpo principale del razzo. Adesso vi farò vedere il funzionamento dei tubi di carburante. Allora, il motore principale innanzitutto ci vuole assolutamente uno con la direzionalità del motore, appunto. Adesso, copiando da qua e riottenendo lo stesso razzo, questi li useremo come booster di partenza. Cioè, mettiamo i decoupler questi. No. Mettiamo i decoupler questi, ma mettiamone pochi per ora. Allora, andiamo a vedere dov'è il centro di massa e mettiamo i decoupler proprio in quel punto. Mettiamone 4. Ok, abbiamo 4 decoupler e se noi ci mettessimo questo, otterremo. Non capisco come mai mi fa selezionare quello. Comunque, mi fa selezionare quello più in alto, capisco. Allora dovremmo metterli così. No. Sì. Ci siamo? Sì. Alziamo un gocciolino per non farli piantare nel suolo. Ok. Qui ci mettiamo dei nastoni aerodinamici. Ok. Allora. Innanzitutto, come vedete, non è assolutamente nel baricentro del razzo questo attacco e non è assolutamente nel baricentro dei booster questo attacco. Quindi, per non far schiantare il tutto appena partono, mettiamo
delle strutture fra di loro. Uniamo questo a questo, mettiamolo anche una a metà, questo a questo, e poi uniamo zoomando, non dezoomando, ok, uniamo questo a questo e andando a vedere l'altro lato, uniamo questo a questo. Ok, ora il tutto dovrebbe comunque reggere abbastanza bene, perché in alto ci sono i decoupler a tenerli uniti e in basso ci sono le structural. Perché ho messo dei serbatoi di carburante liquido? Perché adesso userò un sistema che viene chiamato a cipolla, perché è a strati, ma non chiedetemi informazioni sul perché di questo nome. So solo che si chiama cipolla perché è a strati. Questi tubi di carburante, questi FTX2 External Fuel Duct, servono a trasportare il carburante da un serbatoio all'altro. Cosa vuol dire? Ipotesi, io metterò il tubo di carburante da questo serbatoio a questo serbatoio. Vedete che sul tubo ci sono delle freccette che stanno a indicare appunto la direzione del carburante. Ok, quelle lì. Mi levo il centro di massa, se no è proprio lì. Vuol dire che io, il carburante che è contenuto in tutti questi serbatoi viene sfruttato prima del carburante che è contenuto qui dentro. Cioè, questo motore qua brucerà il suo carburante, sì, però prima di consumarlo prenderà il carburante che è di qua. Quindi questo si consumerà prima di questo, ovviamente. Cioè, questo inizierà a consumarsi solo una volta che questo sarà esaurito. E questo a cosa serve? Vi faccio vedere com'è il procedimento per costruire una cosa del genere. Allora, lo mettiamo anche in maniera opposta. Come vedete, questo è questo qui. Questo qui sono i primi che si staccheranno, diciamo, cioè sono i primi che finiranno. Poi ci sono questo e questo che sono gli altri due booster. Gli altri due booster li collegheremo al corpo principale del razzo. No, controllate sempre che non venga fuori qualcosa del genere. Questo qua lo collegherò al corpo principale del razzo, perfetto. E questo qua lo collegherò al corpo principale del razzo. No, dicevo, questo qua lo collegherò al corpo principale. Ok, adesso innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è far partire insieme tutti e cinque i motori all'inizio degli staging, diciamo. Poi questo vuol dire che tutti i motori partiranno, e visto che sono tutti collegati fra loro i serbatoi, tutti i motori consumeranno prima il carburante che è contenuto in questo razzo qua e in questo razzo qua. Quindi saranno i primi ad esaurirsi e noi dovremo separarli appunto per primi. Andiamo a aprire diciamo il sottomenu dei decoupler laterali e a vedere quali sono questo e questo. Ok, se passate il mouse sopra il decoupler, ve lo evidenzierà di bianco nello staging. Quindi sono questo e questo da levare. Quindi spostiamolo qua sopra. Questo, e poi era questo, vero? Anche se lo passerete nello staging, vi si illuminerà nel modello. Ok, questo e questo. Andiamo a controllare che siano quei due. Sì, vedete, si illuminano quei due. Saranno i primi a staccarsi, poi si staccheranno gli altri due decoupler laterali. Li mettiamo insieme, andiamo a vedere che sia tutto a posto. Perfetto, si illuminano. Poi si staccherà la parte inferiore del razzo e partirà il motore superiore. Poi si staccherà la parte finale e la sonda sarà posizionata. Questa la chiameremo Kerbin Probe MK1. Ok, andiamo a provarlo. Ora magari ci sta che la potenza non sia adeguata, però proviamolo. Comunque il peso è abbastanza elevato perché di carburante ce n'è lì dentro e sono diversi pezzi.